speranza. Creerò il mostro più forte di tutti i mostri del mondo. E lo manderò a distruggere tutti i draghi, anche i cucciolotti. Sì, sì, li colpirà, li schiaccerà, li maciullerà e farà pezzi. Sì, li ridurrà in poltiglia, in briciole, li sgranocchierà. Lasciami uscire tu. Ma non moriranno? Non importa, a me interessano solamente le loro ali. Cosa? Hai sempre e soltanto desiderato le loro ali? Certo, piccola ignorante. Ne ho bisogno per un incantesimo che mi renderà immortale. Un momento, un incantesimo? Cosa credevi che volessi fare coi draghi? Aprire uno zoo? Con la mia pistola laser sarebbe un'altra musica, capisci? Dicevi che bastava tenerli nel nostro mondo. Non hai mai parlato di ucciderli. Non devo ucciderli. È solo che così si agitano meno. Sei orribile. Io non posso credere di averti dato retta. Stupida, insolente pulce. Mi occuperò di lei appena avrò finito con quel drago. Dunque, dove eravamo? Ah, sì! Ah, qui si mette molto male. Ah! Potrebbe essere la nostra ultima occasione, Spyro. La maga vuole usare questo mostro per sbaragliare tutti i suoi avversari, a partire da noi due. Ma non c'è tempo per rimuginare sulla situazione. La battaglia ci attende. Ti aiuterò fornendoti un rifornimento costante di proiettili combustibili. Wow.
Ehi, Diak, hai portato altro cibo? Ho fame! Non c'è tempo, Hunter. Dobbiamo fermare la maga, oppure ucciderà tutti i cuccioli di drago. Aspetta, perché dovrei fidarmi? Potrebbe essere una trappola. Sei in gabbia, stupida palla di pelo. Come ti intrappolo se ti faccio uscire? Non so, voi maghe siete molto subdole. Non pensavo avremmo fatto del male ai draghi. Muoviti, non c'è tempo adesso. So che non ti fidi di me, ma voglio aiutarti a fermare la maga. C'è un modo per aprire il portale nascosto che conduce alla sua tana, ma sarà necessaria una magia molto potente. Se riesci a trovare altre uova di drago, credo che la mia magia sarà abbastanza potente da aprire il portale. Verrò a trovarti quando avrai abbastanza uova, va bene?